Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV e innanzitutto grazie per essere stati con noi in questa lunga maratona elettorale. Il nostro grazie in particolare va alla redazione di Arezzo 24 e a quella di Radio Fly. La redazione di Arezzo 24 ha proprio materialmente realizzato appunto questa diretta elettorale, ovviamente anche con la nostra collaborazione. È stata una diretta che è andata in onda in televisione, dunque sui social network e appunto in radio, davvero insomma un bel esempio di collaborazione. È proprio grazie appunto anche a questa diretta che fra poco riusciremo a proporvi tutte le voci o quasi insomma di questa tornata elettorale, soprattutto sul fronte dei sindaci e quindi delle elezioni amministrative, ma come sappiamo si votava anche per le elezioni europee. Tra i candidati c'era proprio il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e allora sono intanto 701 le preferenze raccolte da Ghinelli nel comune di Arezzo, nel complesso in tutta la circoscrizione dell'Italia centrale ne ha raccolte circa 1600, ma riepiloghiamo appunto come sono andate queste elezioni europee con uno sguardo soprattutto al territorio aretino in questo primo servizio. Tutti vincitori o nessun vincitore? A parte l'ironia, la domanda è d'obbligo, visto che al di là di ogni singolo risultato, che siamo sicuri sarà ampiamente festeggiato, chiunque oggi esulterà sappia che non rappresenta la maggioranza degli italiani. In Italia per le elezioni europee la percentuale dei votanti non supera il 50% degli aventi diritto. Nel nostro paese ha votato il 49,69%, se comprendiamo il voto all'estero la percentuale del 48,21%, il record più negativo di sempre. Nella circoscrizione che comprende la Toscana e quindi l'Aretino è andata un po' meglio, l'affluenza è stata del 52,53%. Sul fronte del dato politico, nella nostra regione è invertito rispetto a quello nazionale. In Italia il primo partito è Fratelli d'Italia, secondo il Partito Democratico, in Toscana esattamente il contrario. Ma la provincia di Arezzo si conferma invece spostata a destra con Fratelli d'Italia, primo partito, con il 32,04%, secondo il PD con il 29,47%. Unico feudo del Partito Democratico, il Valdarno. Staccati di parecchio tutti gli altri e con risultati non certo da bollicine, soprattutto per Movimento 5 Stelle e Lega. I pentastellati sono il terzo partito più votato nell'Aretino, anche se dal 2019 perdono circa 5 punti percentuali. Il quarto è Forza Italia con il 7,15, il tonfo più forte indubbiamente è per la Lega. Il partito del Carroccio in 5 anni passa dal 35,89% al 6,22%. In questo dato non c'è evidentemente l'effetto Vannacci. Il generale ha sì staccato il biglietto per Bruxelles con 500.000 di preferenze, in Toscana oltre 34.000, ma il suo partito perde tanti voti. E poi c'è l'exploit di Alleanza Verdi a sinistra, spicca l'elezione di Ilaria Salis. In Toscana il partito raggiunge il 7,55%, nell'Aretino il 5,65%. Tra i toscani candidati la spunta Dario Nardella, ex sindaco di Firenze, Partito Democratico, il secondo più votato in Toscana, dopo la segretaria Schlein, e dunque con oltre 99.000 preferenze rappresenterà gli italiani in Europa. Non ce l'ha fatta invece il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, che raccoglie 1.580 preferenze e dunque andrà dritto verso la fine del suo secondo mandato. E allora c'è un commento, un comunicato arrivato in redazione da parte proprio del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, dove ringrazia coloro che in questi 35 giorni di campagna elettorale lo hanno sostenuto e soprattutto afferma nella città di Arezzo i centristi superano, sottolinea Ghinelli, di poco l'8%, due punti in più rispetto al dato toscano e un punto in più rispetto al dato dell'Italia centrale, dove si misurano anche i voti di Roma e del Lazio. Insomma, sono numeri che sicuramente faranno riflettere anche all'interno del centrodestra aretino. Veniamo adesso invece alle elezioni amministrative. Erano 26 i comuni al voto nel territorio aretino, per quattro di loro c'era una corsa solitaria. Parliamo di Eleonora Ducci a Talla, di Emanuele Ceccherini ad Ortignano Raggiolo, di Marco Ermini a Castiglion Fibocchi e di Franco Dori
a Sestino. Per loro la sfida era quella di superare il 40% degli aventi diritto. Così è andata, anzi la percentuale ha superato in tutti e quattro i casi il 70%, quindi sono tutti e quattro sindaci eletti. Sentiamo allora ai nostri microfoni il sindaco di Talla Eleonora Ducci e quello di Castiglion Fibocchi Marco Ermini. Ecco, a Talla un solo candidato a sindaco, la sindaca uscente Eleonora Ducci, una battaglia contro l'astensionismo vinta, adesso c'è l'ufficialità. Sì, abbiamo ampiamente superato il 50% di coloro che si sono recati alle urne, quindi abbiamo anche superato il risultato conseguito nelle passate elezioni, che comunque era stato molto importante per Talla, era stato un risultato molto significativo, quindi insomma abbiamo ulteriormente migliorato in voti assoluti, quindi questo ci dà soddisfazione e fiducia per i prossimi 5 anni. Ecco, come vede infatti Talla nei prossimi 5 anni? Beh, abbiamo delle cose da fare, dei cantieri, alcuni già iniziati da poco, altri che prenderanno inizio a brevissimo, e diciamo abbiamo da concludere alcune cose che riteniamo importanti, ma che insomma diciamo che in questi 10 anni abbiamo cambiato profondamente il volto di Talla, e quindi ecco, questo ci consente di lavorare con più sicurezza e con più impegno su alcune questioni che è necessario sistemare, come il municipio, l'area sportiva o la ex scuola di Pontenano, che andrà completamente riqualificata, quindi insomma, e più chiaramente c'è tutto il resto delle attività correnti da fare. Abbiamo portato innovazioni importanti in questi anni come il Polo 06, ecco, vogliamo continuare a lavorare in questa direzione tenendo insieme i lavori pubblici e i servizi, le cose e le persone, perché ecco, crediamo che questa sia stata la strada giusta in questi 10 anni, e ce lo hanno confermato le urne proprio oggi. Oggi giorno delle elezioni, siamo in collegamento con Marco Ermini, unico candidato a sindaco a Castiglion Fibocchi, il primo cittadino uscente. La sfida era contro l'astensionismo, in questo caso, nel tuo caso specifico, una battaglia vinta. Come sono andate? È andata molto molto bene, ieri sera eravamo contenti perché è stato passato il 40%, il primo step, siamo arrivati al 74,7% di affluenza, quindi di persone che sono venute alle urne, e adesso si sta concludendo lo spoglio del secondo seggio, ma abbiamo superato i 900 voti. Io ho vinto nel 2019 con 719, quindi un risultato straordinario, e siamo veramente commossi e contenti. Sì, veramente, siamo commossi e contenti. Ringraziamenti a tutti i castiglionesi che per la seconda volta hanno salvato il comune. Avevamo un moderato ottimismo, come sempre abbiamo detto, eravamo convinti che i castiglionesi potessero rispondere e fossero coscienti del lavoro fatto, e che non si poteva fermare il comune per un commissariamento. Abbiamo avuto un riscontro no positivo di più, e quindi siamo veramente contenti. Veniamo adesso invece ai comuni che superavano i 15.000 abitanti, quindi due nel territorio aretino, che potevano andare verso il turno di ballottaggio. Così non è andata per San Giovanni Valdarno, dove ha vinto, si tratta di una riconferma, Valentina Vadi per il centro-sinistra. Tantissima, emozionata, molto stanca, veramente era una sfida a vincere il primo turno, e ce l'abbiamo fatta con una campagna elettorale intensa, quartieri, nelle case dei cittadini, nelle strade, con riunioni, incontri. È veramente stata una fatina arrivare fino a qui, l'ho detto anche nella chiusura della campagna elettorale, fare politica con coscienza, con responsabilità, quotidianamente è una grande fatica, ma ci siamo riusciti. Era una scommessa, perché con 4 liste, 4 candidati a sindaco, vincere al primo turno era veramente una scommessa, ma i sangiovannesi hanno avuto fiducia in me e hanno avuto fiducia in questa straordinaria squadra, e noi dovremo nei prossimi anni, come dire, ricambiare la fiducia in Giovanni. Sono felicissima. Allora, le candidate del PD non scherzano, perché la vittoria al primo turno a Lusignano, Marciano, a San Giovanni, insomma, si battono alla grande. Sì, io credo che sia il momento e l'epoca delle donne. Le donne hanno veramente, si passa il termine, una marcia in più. Oltretutto noi avevamo anche la possibilità del ballottaggio, degli altri comuni no, quindi noi avevamo ancora un elemento.
più difficoltà, ma così è stato. Io sono veramente felicissima e ringrazio tutti quelli che sono stati vicino a me e mi hanno accompagnato a questa rimonta. Sarà ballottaggio invece a Cortona, mentre andiamo in onda saranno indubbiamente arrivati poi gli ultimi dati, a questo punto insomma davvero al centesimo, ma di fatto, come dicevamo, andremo ad un ballottaggio e noi durante la nostra diretta abbiamo raccolto l'opinione, in questo caso del sindaco uscente Luciano Meoni, che come sappiamo non era ricandidato con la coalizione di centrodestra, ma che invece ha appunto raggiunto un importante risultato arrivando, come dicevamo, al ballottaggio con Andrea Vignini, candidato per il centro-sinistra. Ma sentiamo proprio Meoni al microfono di Laura Lucente. Dovrebbe rassegnare le dimissioni, perché nel centrodestra ci sono stati attacchi feroci durante la campagna elettorale, hanno sbagliato tutto il disegno, hanno sbagliato le strategie, quindi credo che Marco Casucci, Nicola Carini e anche Teodoro Manfredi, anche se non era candidato ma è lui che gestiva dietro le quinte le operazioni, si dovrebbero allontanare quantomeno dalla politica cortonese, perché hanno fatto un danno. Noi questa sera potevamo festeggiare la vittoria come centrodestra e liste civiche, siamo sicuramente al ballottaggio, siamo contenti di quello che abbiamo fatto da soli, ma potevamo davvero vincere senza nessun problema. Loro hanno messo a repentaglio la vittoria, regalando un'opportunità che non era scontata al Partito Democratico. E adesso invece facciamo una carrellata di tutti i comuni sotto i 15.000 euro che quindi non andavano al ballottaggio. In questo caso sono 15 i sindaci riconfermati su 26. Vi segnaliamo, perché insomma è dovere di cronaca, il risultato di Mario Agnelli a Castiglion Fiorentino, che si avvia verso il suo terzo mandato con davvero quasi un plebiscito. Il 75,02% degli aventi diritto lo ha scelto appunto di nuovo come sindaco di Castiglion Fiorentino. Mario, qual è la, diciamo, l'emozione primaria, ecco, che si prova raggiungendo una percentuale così alta, superando paradossalmente anche se stessi? Ma sicuramente fa piacere. Ora, non sono il sindaco alla prima elezione, per cui mi emoziono facilmente. Devo dire che la percentuale però era già importante, quella del 2019, perché era un record, quella del 71, quella del 75% di oggi è sicuramente un migliorare quello che era già ottimo. È una responsabilità, perché vuol dire 3 castiglionesi su 4 ti danno fiducia. Ho a che fare con un ex sindaco che comunque nella sua storia non c'ha solamente il dissesto, ha fatto l'amministratore, e quindi io mi auguro che tutto questo possa significare per Castiglion Fiorentino continuare a marciare, continuare a fare bene, continuare a crescere. Per quanto riguarda il risultato, credo che la presenza le preferenze della lista da sole dimostrano che cosa è stato capace di creare questo gruppo di Libera Castiglioni, con l'ex vice sindaco con oltre 700 preferenze. Neanche in città metropolitane a momenti si raccolgono queste preferenze. Bene, insomma, a chi dedica questa vittoria? Ma ci ho pensato, avevo dedicato quella del 2019 a mio babbo che non l'ha potuta vedere, ha visto solo quella del 2014. Questa del 2024 la voglio dedicare all'ex Girolamo Presentini, l'ex sindaco, un sindaco che ha fatto la storia più di me e al quale io ero legato in una lunga anche avventura iniziata insieme. La voglio dedicare a lui, perché probabilmente in questo confronto bipolare centrodestra centrosinistra da lassù lui ha fatto il tifo per il centrodestra. Riconferma anche per Roberta Casini a Lucignano, in questo caso la percentuale è davvero molto alta, siamo al 77%, così per
così come per Maria De Palma a Marciano della Chiana, che rivince di nuovo con il 76-63. Non è una riconferma per Fogliano della Chiana quella di Jacopo Franci, lui era il vice sindaco, ma di fatto è una promozione a pieni voti appunto per Fogliano della Chiana, vince con il 61,50%. Spostandoci invece in Casentino, vittoria schiacciante del sindaco uscente Filippo Vagnoli con il 70,04%, che appunto si riconferma primo cittadino, il più giovane di tutto l'Aretino. La squadra, un po' di amici, che dire, siamo veramente felicissimi, una grande riconferma, ringraziamo tutti i cittadini, andremo avanti nella strada iniziata con tanti lavori, tanti servizi per bene dei nostri cittadini. Certamente andare avanti con una fiducia così larga è un qualcosa che ci dà ancora più forza, più entusiasmo. È una responsabilità ancora maggiore, sindaco. Qual è l'elemento chiave di questo successo a Bibbiena da parte sua e della sua squadra? Ma io credo che i cittadini abbiano capito in questi anni l'impegno che abbiamo messo, la trasparenza, il voler fare bene, impegnarsi solo per il bene dei cittadini e nel fare tante cose, al di là degli ali politici che nel piccolo poi alla fine contano il giusto, ma fare tanto e fare bene per i nostri territori, essere sempre vicino a tutti, ascoltare tutti. Mi sembra che la formula sia... insomma, abbia funzionato, siamo felici di questo e ci rinnovano la fiducia e noi rinnoviamo l'impegno. Bibbiena è il capoluogo del Casentino, abbiamo assistito in questi 5 anni alle sue battaglie, soprattutto per quanto riguarda la viabilità e soprattutto per quanto riguarda il settore sanità, che sono i due elementi maggiormente critici per una vallata straordinariamente bella, Vagnoli, ma anche complessa dal punto di vista logistico, no? Che deve necessariamente migliorare sia la viabilità che la sanità. Qual è il suo impegno non solo per i cittadini di Bibbiena ma anche per tutti i casentinesi, Vagnoli? L'impegno andrà avanti come è fatto in questi anni. Certamente adesso in Casentino cambiano anche di nuovo alcuni equilibri politici, perché il centro-sinistra perde Popi e perde anche Pratovecchio Stia, quindi di fatto l'asse dei comuni principali, penso a appunto Pratovecchio Stia partendo da nord, Poppi, Bibbiena e anche Castelfocognano dove è stato riconfermato Ricci, sarà un asse da portare avanti, consolidare, mettersi a sedere subito per il bene dei nostri cittadini, capire in che modo poter portare dei risultati anche facendo battaglie giuste, battaglie istituzionali per ottenere miglioramenti in viabilità e in sanità. Era interessante anche la sfida su Subiano, come sappiamo qui erano 5 i candidati sindaco che si erano presentati alle elezioni, alla fine è stata riconfermata la sindaca uscente Ilaria Mattesini, sempre in Casentino, riconferma anche a Chiusi della Verna per Giampaolo Tellini e a Castel Focognano per Lorenzo Remo Ricci. Spostiamoci adesso in Val d'Arno, abbiamo già sentito la voce di Valentina Vadi ed è stata insomma una riconferma importante anche quella per Sergio Chienni a Terranova Bracciolini, che ha vinto con il 70,32%. I dati che stanno arrivando adesso ci dicono ancora da essere confermati, siamo intorno al 70%, non c'è che da dire grazie alla nostra comunità. In genere si dice che chi vince festeggia e chi perde spiega, in realtà noi ci rimettiamo subito al lavoro supportati dalla fiducia tanta che abbiamo ricevuto dalla nostra comunità. Io ci tengo a fare dei ringraziamenti alla mia squadra di candidati consiglieri, perché si sono adoperati con grandissima passione, con schiettezza, non è mai facile mettersi in gioco. Ci tengo a ringraziare tutte le persone, sia dipendenti del comune sia coloro che sono adoperati a Seggi, perché tutti avessimo l'opportunità e l'occasione di esprimere la propria opinione, il proprio voto. E ovviamente noi ora da qui in avanti siamo nuovamente coloro che rappresentano tutti, chi ci ha votato ma anche chi legittimamente ha espresso un voto e un'opinione diversa. Ci sono tante cose da fare, però abbiamo la passione e la determinazione per poterle fare, quindi un grande grazie agli elettori e anche a tutti coloro, i volontari che si sono impegnati per aiutarci in questi 2 mesi di campagna elettorale molto intensa. Indubbiamente la percentuale più alta però di questa tornata elettorale, quantomeno per quello che riguarda i primi cittadini, è quella raggiunta da Leonardo degli Innocenti Ossanni a Cavriglia, che viene riconfermato sindaco con l'86,98%. Altri 3 sindaci riconfermati sono Alberto Santucci a Badia Tedalda, Alfredo Romanelli a Monterchi e Claudio Marcelli a Pieve
Santo Stefano, e questa tornata elettorale ci ha portato però anche delle sorprese, come quella di Pratovecchio Ostia, dove c'è stato il cosiddetto ribaltone. Dunque il centro-sinistra perde il comune, diventa sindaco colui che peraltro lo era già stato, ovvero Luca Santini, con il 38,25%. Anche a Bucine c'è la sorpresa della elezione di Paolo Nannini, che conquista il 38,42%. A Castelfranco Pian di Scò Michele Rossi batte quello che insomma era un personaggio davvero molto conosciuto, ex direttore del 118 Massimo Mandò. A Loro Ciuffenna diventa sindaco Andrea Rossi, battendo il primo cittadino uscente Moreno Botti. Ribaltone anche a Poppi, anche in questo caso è il centro-sinistra a perdere il comune. Qui vince Lorenzoni, Federico Lorenzoni, con il 52,1% contro Toni, sindaco uscente. Sentiamo proprio Lorenzoni. Certamente durante la campagna elettorale noi abbiamo fatto una campagna elettorale prima d'ascolto e poi di partecipazione attiva. C'è stata tanta partecipazione, tanta folla, tanto gradimento, e quindi la consapevolezza che si poteva vincere l'abbiamo avuta. E poi niente, non so ancora dire, c'è molta emozione perché sono pochi minuti che abbiamo appreso di aver vinto, ancora non lo so, non so capacitarmi della cosa, ecco. Ci credo, la vedo emozionata come sono emozionati i suoi sostenitori, la sua squadra. Quali sono, se è possibile, Lorenzoni, le prime cose che vorrà fare e come cambierà il rapporto con i cittadini? Ah, certamente noi al centro del programma abbiamo messo la partecipazione attiva dei cittadini, la semplificazione e la trasparenza. Quindi agiremo coinvolgendo tutte le realtà vive, faremo un'associazione, prenderemo le decisioni fuori dalle stanze del comune, che dovrà essere una casa di vetro. E poi ci sarà sicuramente da cambiare, ci hanno chiesto di cambiare tanto, da valorizzare il centro storico e da lavorare tanto su tutte quelle che sono le emergenze anche economiche del Casentino. Poi noi puntiamo molto sulla mobilità lenta, quindi percorsi ciclopedonali, itinerari equestri, cammini religiosi. Vogliamo creare davvero quel futuro che i nostri giovani hanno il diritto di pretendere qui in Casentino. Abbiamo terminato dunque questa lunga pagina dedicata alla tornata elettorale. Grazie ancora ai colleghi di Arezzo 24 e di Radio Fly per averci permesso insomma di realizzare una diretta che ha attraversato tanti media, come si dice in questo caso. E siamo alla cronaca: finisce male purtroppo l'ultimo giorno di scuola per un ragazzino, per uno studente che è stato investito questa mattina alle 8 nella zona di Santa Maria delle Grazie ad Arezzo, lungo via Benedetto da Maiano. Per cause ancora in corso di accertamento, il ragazzino appunto è stato investito mentre attraversava la strada, è stato poi trasferito all'ospedale Meyer con il Pegaso. E ancora cronaca: il re della truffa Stefano Ramunni è stato fermato e denunciato ad Arezzo, e anche la modalità davvero è stata molto curiosa. Ci dice tutto Chiara Sadotti. Specializzato nel furto di identità, si spacciava per medico, bancario, psichiatra e addirittura prete. Alle spalle centinaia di truffe consumate in tutta Italia, altrettante le vittime degli innumerevoli raggiri. Stefano Ramunni, barese, sessantenne, truffatore seriale, è stato adesso fermato nel centro storico di Arezzo in via Petrarca e denunciato. Di lui negli anni si erano occupate trasmissioni televisive nazionali. Il truffatore si è presentato in un tabacchi per comprare due gratte vinci, ma i proprietari hanno notato un atteggiamento sospetto e soprattutto un volto visto da qualche parte. Mi ha chiesto dove posso fare delle fotocopie, poi c'è un'agenzia immobiliare qui nella zona. Ho detto già, questo non è la zona di sabato, mi sembra strano. E quindi l'ho indicato dove e è uscito. Esce mio fratello, esce da là e gli dico: vedi, ma ho visto questo qui, c'è una faccia che l'ho vista da qualche parte, che c'è una cosa strana. Mi guardi su internet se trovi truffe, cose del genere. E lui mi ha messo truffatori, è apparso questo campione d'Italia, del mondo di truffe. Ho detto, secondo me è lui. Da qui la chiamata alla Polizia di Stato. Nel frattempo in copisteria il truffatore si era fatto fotocopiare una carta d'identità ovviamente non sua. Gira verso la piazza,
ha visto preciso una volante da 20 metri, con nonchalance si è girato indietro, è tornato indietro, ho detto questo c'è qualcosa di strano, i poliziotti l'hanno visto, l'hanno inseguito e l'hanno fermato. Alla richiesta delle forze dell'ordine di identificarsi ha fornito false informazioni, per questo è scattato un approfondimento. Portato in questura è stata scoperta la sua vera identità, è stato così denunciato per false generalità e sostituzione di persona. Ramunni, condannato ed uscito dal carcere da pochi mesi, è inseguito dai processi nei tribunali di mezza Italia. Adesso è stato fermato anche grazie alla preziosa collaborazione dei cittadini. Penso che tutti dovrebbero fare così, se tutti si facessero in questa maniera forse si sarebbe tutti un po' meglio, no? Sono due gli incidenti sul lavoro avvenuti nella giornata di oggi nel territorio aretino. Il primo grave incidente è accaduto alle 14.30 a Levane in un tomaificio. Una 47enne ha riportato importanti ustioni ed è stata soccorsa e trasportata con il Pegaso in codice rosso al centro Grandi Ustionati di Pisa. Stando ad una prima ricostruzione, la donna sarebbe entrata in contatto con sostanze chimiche esposte a calore e questo appunto avrebbe causato le lesioni cutanee. Un altro infortunio sul lavoro è accaduto invece nei boschi di Chiusi della Verna. Qui sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Bibbiena e i sanitari del 118. Un 44enne è stato travolto da un tronco che, stando ad una prima ricostruzione, gli avrebbe schiacciato un arto. L'operaio, raggiunto e immobilizzato nella barella dei vigili del fuoco, è stato poi vericellato ovviamente con l'elicottero Drago. Gli eli soccorritori lo hanno recuperato e portato all'ospedale San Donato di Arezzo in codice giallo. Cambiamo decisamente registro, facciamo un attimo un passo indietro a, in questo caso, sabato scorso, dove in una pescaiola davvero gremita di tanti cittadini e tanti avventori è andata in scena l'edizione 2024 di Pescaiola da vivere. Ha tagliato il traguardo numero 11 Pescaiola da vivere, la grande festa nel quartiere strategico della città. Siamo molto orgogliosi come Confcommercio di accendere questa sera i riflettori su questa realtà importantissima della nostra città, con tante attività commerciali, con tante animazioni e tanto buon cibo. Un sabato speciale, un boom di presenze grazie all'evento targato Confcommercio su iniziativa dei commercianti della zona, con il patrocinio di Comune, Camera di Commercio e il contributo di Banca Tema. È un momento importante, ovviamente un grande richiamo di persone, dilatano anche durante la giornata questa vitalità, questa anima che comunque è davvero all'interno di questo quartiere è davvero forte e riconosciuta. Quindi ogni anno, ormai siamo entrati nel secondo decennio, è davvero una conferma molto piacevole che sta vicino alle attività, ma non solo, ovviamente coinvolge tutte le persone, tutti i cittadini. Una lunga maratona non stop, negozi aperti con sconti e promozioni per lo shopping, spettacoli, aperitivi e cene sotto le stelle. È tornata anche la premiazione del quartiere nel commercio, riconoscimento questa volta consegnato a due imprese arrivate da poco nella zona di Pescaiola. Sono due nuovi giovani, sprint, gagliardi, sono entrati a pieno ritmo nel nostro sistema di quartiere, di paese, perché ricordiamoci che Pescaiola è sempre un paese all'interno della città facente parte. E ogni attività che apre di nuovo e non chiudono a Pescaiola è sempre un bene per tutti. Se dovesse fare uno scatto allora di questa serata, una fotografia? Lo scatto meraviglioso l'ho fatto alla multietnia che sto vedendo. Ricordiamoci che qui a Pescaiola basta guardarsi intorno, si vive bene, si vive in una comunità multietnica, però gradevole, gradevole e sostenibile per tutti. Ed infine chiudiamo con un ultimo servizio dedicato in questo caso ai gironi della Serie C. Ci dice tutto Chiara Sadotti.
Prende forma la prossima Lega Pro. Dopo le finali di domenica pomeriggio si sono infatti completati i verdetti riguardanti la prossima stagione. Sono state promosse in Serie B Mantova, Cesena, Juve Stabia e Carrarese. Dalla Serie B sono retrocesse Ternana dopo i play-out, Lecco, Feralpisalò e Ascoli. Dalla Serie D sono salite Alcione Milano, Cagliero Terme, Union Clodiense, Carpi Pianese, Campobasso, Cavese, Team Altamura e Trapani. A scendere tra i dilettanti Alessandro, Andria, Prosesto, Fiorenzuola, Olbia Fermana, Recanatese, Brindisi, Virtus, Francaville, Monterosi. Per quanto riguarda poi il prossimo girone dell'Arezzo non ci saranno più Cesena, Carrarese, Olbia, Fermana, Recanatese, probabilmente Ancona, la cui iscrizione è in odor di bocciatura da parte del Covisoc. Al loro posto, salvo sorprese, subentreranno Ascoli, Campobasso, Carpi, Pianese, Ternana e, stando alle prime indiscrezioni, Atalanta Under 23. Se davvero il Milan B prenderà il posto dell'Ancona, i rossoneri verranno inseriti nel girone A, la Juventus Next Gen nel girone C e i bergamaschi per l'appunto nel girone B. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per la cortese attenzione, arrivederci.